Una delle domande che ci fate più spesso è: ma tu che macchina guidi? Io purtroppo non ho una Mazda MX-5, ma un sacco di miei colleghi ne hanno una o ne hanno avuta una. Parlo dei giornalisti dell'auto in generale, anche di altre riviste. E lo sapete perché? Beh, perché il piacere di guida che è in grado di regalare questa macchina, fin dall'inizio della sua gloriosissima storia, è davvero impareggiabile. Oggi ci troviamo in Croazia per scoprire come è cambiata Mazda MX-5 in questo leggero aggiornamento che è stato rilasciato in occasione del suo 35esimo anno di grande e gloriosa attività. Andiamo a scoprire come cambia fuori, piccoli affinamenti all'esterno, piccoli affinamenti all'interno, ma sempre la solita classe una volta alla guida. Partiamo col dire che le modifiche sono davvero limitate per quanto riguarda il design degli esterni. La lunghezza rimane invariata 3,92, larga 1,73, alta 1,25, passo 2,31, diciamo un passo adeguato alle dimensioni dell'auto, ma sicuramente un passo ridotto, ma la macchina è molto piccola, lo vedremo anche all'interno. Rimane il solito Kodo Design, vincitore nel 2016 dei premi World Car Design of the Year e World Car of the Year. Viene introdotto questo nuovo colore che vedete qua davanti, che si chiama Aero Grey Metallic, che sostituisce il Platinum Quartz, con la capote nell'allestimento Kazari Roadster, che è quella che qua vedete qua davanti, che presenta una inedita colorazione beige che fa il paio con questi sedili in pelle di nappa. Per quanto riguarda sempre il design degli esterni, ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento nel 2018 sono stati introdotti dei nuovi fari LED, anche se rimane sempre una componente alogena all'interno del faro anteriore. Cambiano i gruppi ottici posteriori, che adesso includono anche le frecce sostanzialmente, e c'è la presenza di questa nuova finitura con una lente concava. Per il resto rimangono sostanzialmente immutati tutti i tratti del design di questa vettura, che è invecchiata benissimo. Pensate che è stata presentata 10 anni fa, e però, come potete vedere, è invecchiata in maniera davvero esemplare. Sembra un'auto appena presentata. Breve excursus sugli allestimenti: abbiamo l'introduzione della Prime Line, che è la versione di accesso della gamma, che prevede però già la presenza di alcuni elementi distintivi rispetto al precedente Model Year, quindi un nuovo display centrale da 8,8 pollici, adesso andremo a vederlo, e un impianto audio già a 6 altoparlanti che assicura, dicono gli uomini di Mazda, un'eccellente qualità audio ovviamente. Abbiamo poi la Exclusive Line, che è, diciamo, un modello di mezzo, quello un po' più elegante, che presenta nuove funzioni che ne migliorano le prestazioni, come la presenza del DSG Track, di cui adesso vi parleremo, e del differenziale a slittamento asimmetrico presente al posteriore, una novità tecnica, la più importante, forse novità tecnica di questa vettura, mentre un camion sta per decollare dietro di me. E abbiamo poi infine la variante Omura, che è la versione più sportiva, che poi andremo a guidare, disponibile solo con il 2000 a benzina. Adesso parliamo anche delle motorizzazioni, che presenta tutta una serie di particolarità come ammortizzatori Bilstein, freni Brembo, cerchi dedicati della BBS e sedili sportivi Recaro. Da ultimo abbiamo poi l'edizione speciale, la Kazari, che è quella che vedete qua di fianco, che include appunto i sedili in pelle di nappa, di cui abbiamo già parlato, e soft top beige, di cui abbiamo già parlato pure, e in generale appunto questo feeling di maggiore eleganza. Per quanto riguarda le motorizzazioni, rimangono immutate le due scelte che erano già disponibili sul precedente Model Year, quindi abbiamo lo Skyactiv G da 2000 cc, che eroga in questa ultima variante 184 cavalli. Ricordiamo che quando era stata presentata l'auto i cavalli a disposizione erano 160. 205 Nm di coppia massima, 7500 giri, regime di rotazione massimo a cui è in grado di arrivare questa vettura, con uno 0 a 100 da 6,5 secondi, che diventano 6,8 per la variante RF, che è quella con la capote rigida, la targa, tanto per capirsi. Consumi molto interessanti, perché viene in soccorso in questo caso il peso estremamente contenuto della vettura, che è uno degli elementi che più caratterizza l'esperienza di guida su quest'auto. Poi ne parleremo con calma. La 2000 benzina pesa, nella versione con capote in tela, 1041 kg, 1084 per l'RF, 1119 per la RF con cambio automatico. Parlavamo dei consumi, poi alla fine non vi ho detto quanto consuma. Abbiamo fatto dei rilevamenti con il nostro ingegnerone, nei pro e contro. Grazie al peso contenuto di cui vi ho detto poco fa, arriviamo a 14 litri per 100 km di consumo medio, quindi comprendendo urbano, extraurbano e autostrada.
È un ottimo dato considerando che si tratta pur sempre di un 2000 aspirato che gira molto alto e che fa delle performance sicuramente molto interessanti. Abbiamo poi il 1500 benzina, 132 cavalli, 152 Nm di coppia massima, con uno 0-100 da 8,3 secondi e una velocità massima di 204 km/h. In questo caso il peso è ancora più contenuto, pensate che nella variante manuale con cappotto in tela arriviamo a 1003 kg, quindi non rimaniamo più per un pelo sotto la barriera psicologica della tonnellata, cosa che invece era possibile quando la vettura è stata presentata originariamente. Cambia poi questa vettura, poi la MX-5 in generale, come dicevo in precedenza, per l'inserimento di alcune novità tecniche che hanno a che fare con, diciamo, il telaio in senso lato, con il controllo della vettura. Il primo aspetto è il DSC Track. Di cosa si tratta? Ma si tratta di un controllo di trazione che è stato specificamente ideato per la guida in pista di questa vettura, comunque per la guida al limite. Una volta che viene inserita questa opzione, l'auto controlla la derapata intervenendo soltanto all'ultimo secondo. Quindi non è necessario disinserire i controlli per godere di questa trazione posteriore anche in questa maniera un po' più, come dire, giocosa, però rimane una sorta di salvagente quando si va ad esagerare. L'altro aspetto particolarmente interessante è l'introduzione di un nuovo differenziale autobloccante che viene chiamato Asymmetric LSD. Di cosa si tratta? Ma si tratta sostanzialmente di un differenziale che invece di avere un tradizionale torsen che va a intervenire su bloccaggio del differenziale, appunto per omogenizzare in qualche maniera lo slittamento delle due ruote, interviene in maniera simmetrica con un nuovo sistema di differente concezione che soprattutto si caratterizza per una marcata differenza di intervento nelle fasi di accelerazione e rilascio. Qual è il senso di questo tipo di intervento, qual è il senso di questo tipo di ausilio? Beh, quello di favorire l'ingresso in curva della vettura, banalmente, ovviamente. Dopo aver parlato delle motorizzazioni e di come cambia a livello tecnico la vettura, saliamo a bordo dell'abitacolo. Mi hanno cacciato dall'auto che stavo armeggiando prima, il colore è lo stesso come vedete, ma l'allestimento è diverso. Questa è la variante più sportiva, con cerchi BBS, impianto frenante Brembo, lo si vede bene qua, e con il 2000 da 184 cavalli. Non c'è più, come vedete, il top beige e il sedile in nappa. In compenso, su questi sedili, tra l'altro Recaro, c'è una finitura in simile Alcantara che promette, secondo Mazda, di agevolare nelle fasi di guida più marcata perché impedisce lo slittamento in qualche maniera sul sedile. Già che siamo in questa posizione possiamo ammirare le finiture dei sedili, le finiture degli sportelli, scusate, che si caratterizzano intanto per la presenza di questi pannelli dello stesso colore della carrozzeria, un modo per portare l'esterno della vettura all'interno dell'auto stessa, e poi queste finiture in simili carbonio che si accompagnano a questi rivestimenti in pelle con impunture a vista. Mi calo dentro l'abitacolo, mi tolgo il telefono dalla tasca prima di sfondarlo, appoggiamo qua. Ecco, questa è una di quelle cose a cui non siamo più abituati, diciamo, ed è molto difficile esserlo sulle auto moderne. Siamo a circa 44 cm da terra, se non ricordo male. Una sensazione che ormai è difficile provare. Ciò che cambia maggiormente all'interno della vettura è chiaramente questa sezione. 8,8 pollici, uno schermo finalmente di dimensioni umane, di dimensioni maggiori, a parte gli scherzi, rispetto a quello a cui eravamo abituati. Arriva anche la possibilità di utilizzare finalmente un touchscreen, che è disponibile però soltanto qualora sia impostata la modalità Apple CarPlay o Android Auto, cosa che in questo momento io non ho ancora avuto il tempo di impostare, per l'appunto. Cambia poi al centro dell'abitacolo c'è stato un leggero, diciamo, facelift, indicatore dei giri, rimane questa suddivisione molto classica con tre elementi circolari e con uno schermo LCD che probabilmente si vede soltanto accendendo la vettura nella parte laterale, esatto. Sono contenute una serie di informazioni abbastanza basic, così, per così dire, ma c'è tutto quello che serve alla fine per godersi il viaggio, perché è questo ciò che a cui serve una MX-5, godersi la guida. E in questo senso non è un caso se appunto troviamo all'interno di questo abitacolo il bellissimo cambio manuale che adesso andremo a provare, lo potete vedere già da qua, una corsa cortissima, una fisicità veramente marcata, e più in generale un abitacolo che è davvero
minuscolo, in questo momento ho il braccio fuori dal finestrino. No, lo dico perché è un qualcosa su cui è necessario fare i conti nel momento in cui si sceglie un'auto come di questo tipo. Lo spazio a bordo è veramente molto limitato, non ci sono tasche laterali negli sportelli, quasi non c'è un posto in cui mettere un telefono, c'è una tasca qui, ma come potete vedere ormai i telefoni sono così grandi da non avere più spazio a bordo. C'è qua una tasca, ma in generale lo spazio a bordo è veramente limitato. L'unico porto oggetti che abbiamo lo abbiamo in questa zona. Un altro paio di aspetti prima di metterci alla guida: ricordo, capote rigorosamente manuale. Vi faccio vedere come si riesce a richiudere veramente in maniera istantanea con una sola mano. Con una mano sto tenendo la telecamera. Devo dire, veramente una figata questo sistema che è stato ingegnerizzato da Mazda, perché risolve questo problema veramente in un secondo ed evita di portare peso inutile a bordo con un sistema elettronico o elettrico che chiaramente renderebbe tutto soltanto più scenografico senza nessun tipo di funzionalità. Il focus di quest'auto è la leggerezza e la guidabilità. Più chili si riescono a risparmiare, meglio è. L'altro aspetto, che a mio avviso è molto rilevante ma che non è una novità di questo Model Year, è l'arrivo finalmente dello sterzo regolabile in profondità. Questo aspetto è stato un aspetto richiesto a gran voce dai clienti di MX5 o dagli appassionati in generale quando la prima versione di quest'auto era uscita. Io stesso l'avevo guidata e avevo avuto dei notevoli problemi nel trovare una posizione di guida veramente corretta, perché nella prima release di questa nuova generazione della ND lo sterzo era regolabile soltanto in altezza. In una vettura che fa dei piaceri di guida e chiaramente della guidabilità, del controllo dell'auto, uno dei motivi di massima espressione, non riuscire a trovare una posizione di guida realmente efficace era, a mio avviso, veramente un problema. Problema risolto, sterzo finalmente regolabile in profondità, si può trovare la posizione di guida ideale. Breve cenno sugli ADAS: anche da questo punto di vista il progetto risente un po' dell'età, ma anche questo da un certo punto di vista ha il suo aspetto favorevole, il suo contraltare favorevole, nel senso che la vettura fa parte di quelle auto che sono uscite in quel periodo lì, 2014-2015, in cui si cominciavano ad avere i primi ADAS, cominciava ad esserci una diffusione sui nuovi modelli dei primi ADAS, ma non tutte le vetture montavano, diciamo, un sistema completo di ADAS di livello 2, quindi la MX5 è in grado di monitorare tutta una serie di cose che succedono, ma senza l'adozione, tanto per essere chiari, di un sistema radar, di quelli che permettono ad esempio l'utilizzo di un cruise control adattivo, per cui abbiamo un sistema di mantenimento della carreggiata che però di fatto va ad avvisare nel caso in cui l'auto rischi di uscire dalla carreggiata, ma non corregge la sterzata in maniera costante come fa un cruise adattivo solitamente, come fa un mantenimento della carreggiata di tipo tradizionale, anche se questa tecnologia per il vero non ha a che fare con il radar ma soltanto con le telecamere. C'è una frenata di emergenza, ma anche in questo caso la previsione dipende dalla sola telecamera, quindi si interviene davvero all'ultimo momento, non c'è una regolazione della distanza continua. E abbiamo poi il blind spot monitoring e in generale una serie di assistenti che monitorano l'arrivo, con in sostanza la stessa tecnologia che è utilizzata per i sensori di parcheggio, delle vetture da, ad esempio, nell'emissione negli incroci o nelle uscite in retromarcia, l'eventuale sopraggiungere di vetture lateralmente. Ultimo aspetto prima di montare in macchina definitivamente e guidare questa MX5, guardiamo un attimo il bagagliaio, perché anche questo aspetto è un aspetto decisamente caratteristico di questa vettura. 130 i litri dichiarati. Questo è uno zaino, diciamo, che utilizzo giornalmente per andare a lavoro, giusto per darvi un termine di paragone. Anche in questo caso il nostro Inge, pro e contro come attore valenti, ha fatto i rilevamenti: 113 i litri effettivi. 113 litri, giusto per capirsi, sono sostanzialmente l'equivalente di un trittico di valigie rigide di una moto turistica. Quindi la capacità è veramente ridotta, tenetelo in considerazione se state pensando all'acquisto di questa vettura, che è molto simile per tanti aspetti concettualmente a una moto, nel bene e nel male. È un oggetto fatto per divertirsi alla guida, che comporta una serie di compromessi nell'utilizzo quotidiano, ma che in cambio vi sa regalare davvero tanto. Andiamo a scoprire quanto dietro al volante. Ed eccoci finalmente alla guida di Mazda MX5 Model Year 2024. È sempre la solita MX5, una lama tra le curve, sterzo super diretto, comportamento dinamico sul quale adesso andremo a scendere nei dettagli.
Ma cominciamo dal motore. Questa versione è la 2000 Skyactiv, 184 cavalli, 205 Nm di coppia massima, un motore aspirato, trazione posteriore naturalmente, che fa della fluidità dell'erogazione la sua caratteristica principale. Dimenticatevi il calcio nella schiena dei motori sovralimentati, dei motori anche elettrici a cui siamo abituati ormai. L'aspirato che monta questa Mazda è soprattutto un motore estremamente regolare, estremamente preciso nel restituire potenza ad ogni comando dell'acceleratore e per certi versi anche un motore che è meno facile di quanto si possa credere da mettere di traverso. Non pensate a uscite di curva a bandiera, la coppia c'è ma è adeguata soprattutto in relazione al peso, il valore assoluto è piuttosto contenuto e si traduce appunto in una fluidità di guida che, come potete vedere intorno a noi, rende la passeggiata magari in riva a un lago, in riva a un fiume, forse è l'esperienza migliore da fare a bordo di questa vettura. Parlavamo del peso, ne abbiamo parlato lungamente prima nella presentazione statica dell'auto. Il peso è sicuramente l'elemento che maggiormente caratterizza anche da un punto di vista dinamico quest'auto, perché lo sapete, viviamo in un periodo storico in cui le auto sono sempre più pesanti. I motivi sono tanti, soprattutto il ricorso a tanta tecnologia di bordo comporta un aggravio in termini di peso. Questa MX-5 Back to the Roots è più essenziale, l'abbiamo visto con gli ADAS, ma è più essenziale anche da un punto di vista ad esempio dei rivestimenti, dell'insonorizzazione, tra poco ci torneremo. Il comfort in questo senso ne risente in parte, ma ne risente al fine di assicurare un'esperienza di guida ancora più piacevole, ancora più coinvolgente, grazie appunto al contenimento del peso. In questo caso la ricetta non è più peso, più cavalli, ma è meno peso e una potenza adeguata. I 184 cavalli che sono disponibili sul 2000 aspirato sono sufficienti per far scattare questa MX-5 da 0 a 100 in 6,5 secondi, ma soprattutto il peso nell'ordine dei 1000 kg tondi permette a questa MX-5 di fare cose come questa, divertirsi nel misto in una maniera davvero impagabile grazie a un telaio super sensibile, super responsive forse direbbero gli inglesi, e ha un assetto, ha delle sospensioni che riescono a coniugare molto bene sia una capacità di filtrare ciò che succede sotto le ruote, non è una vettura propriamente scomoda da questo punto di vista, ma riesce al contempo a restituire tanto feeling, a comunicare tanto di quello che sta succedendo al di sotto dell'auto. Commovente il cambio manuale, corsa cortissima, molto bello da azionare, gran feeling, grande piacere, grande gusto di guida. È stato introdotto su questo modello anche un nuovo sistema per enfatizzare in qualche maniera il rumore di scarico della vettura. Devo dire che dall'interno dell'abitacolo così scoperto il rumore si sente, ma non è per nulla fastidioso. Decisamente più marcato e nel senso di un certo fastidio una volta alla guida è invece il rumore che si sente soprattutto a capote chiusa. Sono davvero importanti i fruscii superati i 90 km orari e c'è una certa rumorosità che proviene anche dal fondo della vettura, dove anche in questo caso evidentemente il rivestimento è minimo. Come potete vedere però il divertimento alla guida di quest'auto è veramente eccezionale, grandissima reattività. Parlavamo del peso, un altro aspetto su cui incide questo fattore, il fatto che la vettura sia leggera, è naturalmente in fase di frenata. Anche in questo caso l'MX-5 non presenta un assetto, una scelta da parte di Mazda rivolta effettivamente propriamente al mondo racing, anche se molti proprietari di MX-5 utilizzano quest'auto per guidare in pista. La MX-5 ha un comando tutto sommato graduale nella risposta, buono il feeling, la macchina si va a arrestare in maniera corretta se c'è una richiesta di potenza, ma non è mai un intervento che spaventa. Ancora una volta torniamo su un concetto di auto che è pensata per fare strada, per divertirsi, per guardarsi intorno, godersi la guida, ma senza necessariamente esagerare. Insomma, parlavamo prima della capacità del vano bagagli paragonabile a quella di una moto. Insomma, io non posso fare a meno di pensare che questa vettura vada gustata proprio come una moto. La si prende, si va a fare un giro, ci si diverte tra le curve e la si riporta a casa. È così che si può godere al massimo
di un'auto che nel contesto di una guida quotidiana o di trasferimenti di medio e lungo raggio invece mette in evidenza una serie di compromessi che sono sicuramente non banali, non alla portata di tutti, ma resta un gusto di guida davvero impareggiabile. Secondo giorno di questo press test, MX5, 35 anni di onorato servizio, siamo ora a bordo della 1500, quella che secondo gli uomini di Mazda è la vera MX5. Il perché è presto detto, secondo loro, perché questa vettura doveva e deve avere al centro della sua concezione, al centro del suo progetto, soprattutto la leggerezza e non la potenza. 132 cavalli in questo caso, 152 Nm di coppia massima, ma soprattutto un peso che arriva ai 1003 kg. Come si traduce nella guida su strada tutto ciò? Beh, si traduce in un minor nervosismo sicuramente da un punto di vista del propulsore. Il 184 cavalli, il 2000, chiaramente performa di più, ma nel momento in cui lo si porta a girare in alto tende a essere un po' più nervoso. Quando si va a togliere il piede dal pedale del gas c'è più freno motore, quando si torna sul gas c'è una spinta più pronta, c'è più nervosismo appunto. Il 1500 è molto fluido, ancora più fluido, e permette di godere fino all'ultimo grammo di questa leggerezza che vi fa pennellare le curve in questa maniera. Guardate che reattività. Ecco, ci pensavo questa notte, è passato un giorno da ieri, rallentiamo un po' perché c'è un po' di bagnato per terra, è passato un giorno da ieri da quando ho provato peraltro su queste stesse curve la 2000, e la cosa che più mi colpisce di questa vettura, devo dire, è la precisione dello sterzo, la reattività. Quando si passa da una curva all'altra, quando si fanno i cambi di direzione, questa macchina è veramente eccezionale, fa divertire come pochissime altre vetture presenti sul mercato. E peraltro, avvicinandomi a questa zona più montuosa, con queste belle curve, ho avuto modo di fare un trasferimento autostradale sul quale, durante il quale sono emerso un aspetto che ieri non avevo notato, ovvero la grande reattività del telaio ai trasferimenti di carico. Basta su un curvone veloce alleggerire il piede dall'acceleratore per percepire distintamente un trasferimento tra il posteriore e l'anteriore che modifica il comportamento della vettura nel suo ingresso in curva e nella sua risposta appunto in questo contesto. È veramente una scuola di guida da questo punto di vista. Se mai dovesse capitarvi di salire in macchina con un pilota, potrebbe capitarvi di vederlo giocare con i trasferimenti di carico usando soltanto il pedale dell'acceleratore. Ecco, questa vettura, esattamente come un go-kart, esattamente come una vettura sportiva di quelle vere, fa esattamente questa cosa. Basta un minimo trasferimento di carico per fare in modo che il telaio risponda di conseguenza, e questo naturalmente è veramente libidine pura. Siamo sull'allestimento Kazari, quindi sedili in pelle beige, capotta beige. Questa versione in particolare, questo esemplare, ha una carrozzeria di colore blu metallizzato, veramente molto bella, molto chic questo modello. Personalmente forse la preferisco in queste varianti più eleganti che non nelle più racing, nelle più aggressive versioni rosse con spoiler e dettagli in nero. Un paio di notizie che ci sono state date ieri in conferenza stampa. Una riguarda alcuni dettagli tecnici di questa vettura. Sono stati fatti degli interventi su i materiali della cremagliera, cambia leggermente il feeling dello sterzo, naturalmente migliora, diventa ancora più diretto mentre sta iniziando a piovere, e quindi vi mostrerò quanto sia veloce la possibilità di chiudere la capote. Grande colpo di scena. Tra l'altro gocce di dimensioni epocali. Eccoci qua, pronti a ripartire. Dicevo, un paio di notizie che ci sono state comunicate in conferenza stampa. Oltre a quella che vi ho appena menzionato rispetto all'utilizzo di materiali differenti per la costruzione dello sterzo, con tutto ciò che ne comporta da un punto di vista del feeling, ma parliamo chiaramente di poca roba. Un dettaglio molto interessante: è stato modificato il sensore di rilevamento della coppia motrice sulle ruote posteriori. A cosa serve tutto ciò? A poter montare delle semi-slick senza che la risposta del controllo di trazione e in generale dei sistemi di ausilio alla guida vada a cambiare. Quindi anche a fronte di un equipaggiamento che
non è. Naturalmente è stato pensato per l'utilizzo su strada, la vettura è in grado di reagire in maniera naturale e neutrale. Capitolo prezzi, per mettersi in garage una MX-5 in allestimento Kazari, 1500 come questa, modello secondo me centratissimo che incarna alla perfezione lo spirito di MX-5, servono 36.150 euro. 2.000 euro in più per la versione 2000 benzina, 184 cavalli. Il listino di MX-5 parte dai 32.400 euro della Prime Line in motorizzazione 1500 per arrivare ai 43.750 euro della RF, quella con l'hardtop, la targa per capirsi, in allestimento Omura, che è quello più sportivo. Fatemi sapere cosa ne pensate di quest'auto, fatemi sapere cosa ne pensate delle auto che come questa fanno del divertimento di guida la loro ragione d'essere nei commenti qui sotto. Attivate la campanella in modo da essere sempre informati quando un nuovo video di Automoto è disponibile sul canale. Iscrivetevi sul canale se non l'avete ancora già fatto e noi ci vediamo alla prossima auto. Ciao!